Può puntare, andare sulla linea di fondo, Cicino con il sinistro, solo esterno della rete. Buono, esce, testa alta, e rinvia lungo per Cicino che si impegna su questo pallone. Cicino dal pallonetto, era arrivato prima. Sempre palla al piede, si allarga De Souza, prova a puntare sgambato, non c'è comunque molto poco al Carpi. Cross di De Souza, all'indirizzo di Pasciuti, secondo palo Pasciuti, palo, e poi Cicino mette in rete. Si sblocca il Carpi all'improvviso, dormita clamorosa della retroguardia del Gavorrano, che probabilmente ha pensato che la partita fosse già finita. Carpi 36, Celano 16, sfida tra zone alte della classifica, altissime per il Carpi, e zona salvezza per il Celano. A tratti però i 20 punti non si vedranno. Parte bene comunque la capolista, lancio di Cioffi per Pasciuti che controlla di testa, entra in area di rigore, resiste alla pressione del numero 3 del Celano Bacchi e poi conclude alto da buona posizione. Ancora Carpi, sempre Pasciuti, grande protagonista dell'incontro, la punizione sfila e finisce fuori di pochissimo alla sinistra di Goletti, altro protagonista, così pure di Gaudio che entra in area di rigore, subisce il contatto di un difensore, poi palla che arriva a Giglio, altro contatto, due rigori al prezzo di uno, ma sostituito proprio in questa occasione dal dischetto lo stesso Giglio. Non Goletti lo ipnotizza, ma Giglio riesce comunque a mettere dentro il pallone dell'1-0 e Carpi che al 19° minuto va in vantaggio. Rivediamo anche la mancata respinta di Goletti che riesce solamente a toccare il pallone che poi però finisce nel sacco. Terza giornata di ritorno, si recupera la sfida rinviata per neve sul campo delle Crociati in Oceto. Il Carpi deve assolutamente vincere per riprendere la corsa e staccare la Carrarese in testa alla classifica del campionato di seconda divisione Lega Pro. Gara per nulla semplice sul campo dei parmensi, ma già al 6° minuto il risultato si sblocca. Il lancio di Pasciuti per Giglio che si presenta tutto solo davanti a Babbini e mette la palla sotto la traversa. Carpi già in vantaggio nel derby tutto Emiliano contro il Crociati. E allora biancorossi che possono festeggiare, perché davvero alle spalle ci sono due partite consecutive senza vittorie e il vantaggio in classifica nei confronti della Carrarese sprecato e scemato nei confronti appunto della squadra toscana. Carpi che insiste ancora e al 25° Dopo il momento negativo, il primo della stagione, e dopo il successo scaccia crisi contro il Crociati in Oceto della settimana scorsa nel recupero della terza giornata. Per il Carpi serve la conferma contro la Villa Cidrese, ultima in classifica ma penalizzata, conferma che pare arrivare subito con Cesca che porta a spasso il pallone, la difesa lo aspetta, rincula un po' troppo all'indietro e subisce il gol del vantaggio del Carpi che arriva al 7° minuto col destro del suo attaccante chiamato per portare la squadra in prima divisione. Cesca risponde con questo gol. Ancora Carpi sulle ali dell'entusiasmo con Cioffi che scodella in mezzo, c'è Giglio tutto solo oltre la linea però dell'ultimo difensore in movimento della Villa Cidrese. Poi prova a reagire il Carpi, colpito qua e là dalla Villa Cidrese, prova a mettere dentro il pallone della sicurezza, ma Pasciuti non è davvero puntuale in questa situazione, anzi si trattava di Giglio, non puntuale in questa situazione. Davanti a Floris calcia fuori, si iscrive poi al club anche lo stesso Pasciuti che da ottima posizione non inquadra lo specchio della porta e fa il bis rispetto a Giglio.
Carpi anche un po' sciupone in questa fase della gara, potrebbe chiudere la partita anche perché Cioffi mette dentro il pallone, Cesc e Pasciuti si trovano davanti Floris, ma la meglio il portiere che riesce, si era sulla linea di porta, rischio colossale per il Carpi che però non è mai domo, è il 93esimo, Cesca se ne va, arriva davanti a Floris, è la chance decisiva e Cesca non sbaglia, trova un gol da 3 punti, un gol fondamentale per il campionato del Carpi che vince contro l'ultima in classifica al 93esimo minuto. Tutti per Cesca che realizza 2 gol e trascina il Carpi ancora un pochino lontano rispetto alla Carrarese. 43 per i biancorossi, 40 per la Carrarese, ma questi valgono doppi. Questi non sono 3 punti, sono 6. Pericolo toscano per il Carpi a San Giovanni Valdarno, sfida la San Giovannese che di punti in classifica ne ha 18, 46 per il Carpi, sono 28 di distanza, ma la San Giovannese è penalizzata di 10 punti ed è avversario molto pericoloso per un Carpi che inizia bene. Assist di testa di Cioffi per Ghilusì che gira, pallone che finisce fuori non di molto. La San Giovannese nelle fasi iniziali ci prova, ma soprattutto dalla lunga distanza, e inizia a provarci con Foglia, che poi sarà molto pericoloso assieme al compagno di squadra Calderini. Risponde il Carpi al 41esimo con Pasciuti, che mette nel mezzo, arriva Cesca, botta sicura, anzi sicurissima, ma è solo traversa. Azione iniziata da Fabiano sulla sinistra. Come detto, risposta è solo dalla lunga distanza per la San Giovannese, che ci prova in questo caso con Romanelli. Ce n'è ancora però nel primo tempo, con il calcio di punizione di Cesca deviato coi pugni, sempre dal portiere della San Giovannese Scotti.
Secondo tempo che inizia sullo 0-0, avanti i padroni di casa con questo tiro di Calderini, parato facile da Bastianoni, risponde colpo su colpo però il Carpi. Cesca domestica il pallone, gira bene, arriva Fabiano sulla sinistra, conclusione, botta sicura, ma c'è la deviazione di Scotti, impercettibile, che leva il pallone dalla porta, si salva la San Giovannese che poi prova a colpire, tiro a giro molto pericoloso anche in questo caso di Calderini, finisce fuori di niente, sempre padrone di casa in avanti, altra mischia che si accende in area di rigore, qui ci vogliono le manone di Bastianoni a respingere il tiro di Calderini, il più pericoloso per distacco. Giovannese 1, Carpi 0, Carpi che però prova a reagire con Cesca che semina la difesa, arriva da posizione angolatissima, calcia nel mezzo, ci vuole anche in questo caso il piede di Scotti, questo però il pallone che riporterà il Carpi in parità, Fabiano si inserisce, Salvadori dorme un po' sul pallone, probabilmente il calcio di rigore è un po' generoso, protestano i tifosi della San Giovannese, non ce n'è per l'arbitro dell'incontro che decreta il penalty, grandissima occasione del Carpi a 79esimo, parte Giglio dal dischetto, spiazzato questa volta Scotti, Carpi che pareggia 1-1 a San Giovanni Valdarno, la risposta di Giglio al gol di Foglia, tutto in 15 minuti, è un ottimo pareggio per il Carpi che tiene a 5 punti la Carrarese. Per Bastianoni e poi guardate cosa si inventa, non Wesley Snyder ma Cesca, mette dentro il gol dell'1-0, punizione che ricorda quella del trequartista dell'Inter dell'ultima settimana contro la Sampdoria Genova, Cesca lo imita alla perfezione, calcio di punizione uguale che sorprende Gazzoli, Carpi in vantaggio al 24esimo, partita in discesa, poi ancora Cesca riceve, calcia al volo, pallone questa volta alto in cui... Pallo laterale, ma ancora formazione ospite che prova, si avvicina all'area di rigore ed è il numero 2 che va al tiro, il numero 2 Laurini, ma ancora la formazione, il Poggi Ponzi, pallone in gol, pallone in gol, pallone Cesca ha tirato accanto al primo palo, non abbiamo visto bene, vediamo che Marasco va a reclamare.
c'è, soprattutto Cesca, che parte col calcio di punizione, pallone sul palo. Poluzzi non può arrivare sulla sfera, c'è il gol del pareggio al 92esimo minuto, Carpi sotto di un uomo ma trova il gol sempre lui, sempre Cesca. Davvero sta tenendo in piedi il Carpi in questo girone di ritorno. Il gol di Cesca molto molto bello, gol importante, vale solamente un punto, ma distanze che rimangono inalterate in una giornata sciagurata, e questo davvero è quel che conta. Poi espulsione anche sulla panchina della Giacomense, finisce 1-1 al Cabassi. Ma serve lo Iodice, Carpi colpo su colpo, qui ci prova Caselli con il destro, conclusione in sforbiciata quasi alla Di Cagno, che però si spegne centrale, para facilmente il portiere del San Marino, che poi rischia qualche minuto dopo sulla conclusione di Giglio. Ancora Carpi, altro pallone messo in mezzo, salta di testa proprio Giglio, arriva Cesca, la difesa s'addormenta, Cesca praticamente quasi non esulta, è la sua ex squadra il San Marino, trova però al 37esimo il gol che vale l'1-0, ma deve ringraziare la difesa della squadra romagnola che in questo caso lascia scorrere un pallone sul quale s'avventa il numero 9 biancorosso per l'1-0, punteggio sul quale termina il primo tempo. Espulso per di nuovo Pasciuti, allora Perini che lo smarca, Pasciuti può andare uno contro uno con Cosso, mette al centro Nicolini di testa, Perucchini vola a deviare in calcio d'angolo, il primo acuto di Nicolini, ora Perini dalla bandierina, il cross, Bigoni, Bigoni 1-1, proprio lui Carlo Bigoni lì. Un'altra toccata pazzesca, il giocatore con questa categoria c'entra non molto.
più di nulla. Regalando un successo strameritato per quello che si è visto questa stagione al Carpi, che ne dicano quelli di Carrara. Il Carpi i suoi punti sul campo li ha conquistati tutti, invece ne ha fatti due in meno. Ha realizzato una situazione difficile, ha salvato l'imbattibilità interna e ha dato quel punto in più, arbitrato o non arbitrato. Finita, è finita Enrico, finissimo campionato, invasione di campo dei giocatori biancorossi. Però è arrivato quello che tutti volevamo, la partita è stata una partita un po' strana, ma è normale, l'ultima di campionato sono sempre così. È arrivata la promozione, c'è anche la telecamera. Un risultato eccezionale per la squadra, anche per te, perché insomma tre anni successi così, forse come per Berlusconi vorrei essere l'invitazione dello stadio per un po'. Tre promozioni sono per me una cosa importantissima, questa è la più bella perché comunque si era partiti per non vincere, le altre meno male la squadra è stata fatta per vincere, questa volta che non avevamo nessun tipo di, così, di aspettativa, pur, fortunatamente è uscito questo risultato che era quasi impensabile all'inizio, quindi grossissima soddisfazione.